Una cerimonia nel corso di una solenne celebrazione nel Duomo di Napoli per salutare Monsignor Antonio di Donna, già vescovo ausiliario della diocesi della città, che lascia il capoluogo partenopeo per insediarsi come vescovo di Acerra. L'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha presieduto la celebrazione religiosa, nel corso della quale ha spiegato la nostra riconoscenza verso questo nostro fratello e amico per il grande bene fatto alla nostra diocesi. Si fa preghiera perché il Signore continui ad assisterlo col suo spirito nella nuova e delicata missione episcopale. Sepe, durante la cerimonia, ha anche sottolineato che sono sempre misteriosi e inattesi i modi con cui Dio fa irruzione nella nostra vita per manifestarci il suo amore e la sua misericordia. Sempre riferendosi a Di Donna, dice: «Ne è esempio Zaccheo, il quale voleva incontrare Gesù e pensava di farlo salendo sul sicomoro, guardando Gesù da lontano. Gesù non è di questo avviso e lo invita a scendere per poter andare in casa sua, nella sua vita e nelle pieghe più intime della sua anima. È dall'incontro intimo e personale con Cristo», conclude Sepe, «che inizia la storia di un'anima del cristiano, del sacerdote e del vescovo. Una storia che si sviluppa e matura col protrarsi di questo incontro, che diventa assimilazione a Cristo stesso, assimilazione e configurazione al suo sacerdozio e al suo ministero di salvezza».